Vorrei spendere due parole sulla seconda pubblicazione, quella che è uscita recentemente nel 2014, Casoni, Rustici e Barchesse. Il libro, dopo una prima introduzione dove parla in modo generale sul rustico come patrimonio di cultura materiale, affronta i singoli tipi edilizi in modo, diciamo, più diretto rispetto alla prima pubblicazione. Quindi iniziando dalle case de paglia, case de paglia sopra forchette, come si evince dai documenti di archivio, alle case con pareti e travi e tavolato di legno e coperto di paglia, alle case che cominciano ad avere una cucina in muratura proprio per difendersi dal fuoco, alle case a pepian, quindi case di un solo piano, prive di portico, poi le case di due piani prive di portico, e poi inizia, diciamo, quella che è il fenomeno della casa col portico, che è proprio l'elemento tipico del rustico. Quindi i portici, sappiamo, sono di due tipi, i portici ricavati all'interno della scatola muraria e i portici addossati con una posata molto più semplice. Ora, nel caso dei portici ricavati all'interno della scatola muraria, abbiamo case che vanno con da portici di 1, 2, 3, 4, fino a 5 archi, anche più a volte, quindi case complesse, evolute, per nuclei familiari molto consistenti che lavoravano grandi appezzamenti di terreno, con esempi già cinquecenteschi, molto antichi. Poi abbiamo i rustici dell'Ottocento, che sono di tre piani, quindi solo con l'Ottocento abbiamo case di tre piani. Prima, fuori delle mura delle città, non esistevano edifici di tre piani, a parte le ville. Rustici complessi, edifici a corte, complessi a corte con stalle isolate. Una pagina è dedicata agli esempi delle grandi barchesse di due, a volte anche tre piani, con grandi granai, solitamente annesse alle ville. Poi un altro episodio interessante è quello dedicato alle corti agricole fortificate, i cosiddetti castelli agricoli medievali, quando ancora non esisteva il rustico disseminato nella pianura, perché il territorio non era abbastanza sicuro da consentire l'edificazione di edifici non fortificati. Altre tipologie edilizie, come i mulini o i magli, necessarie alla vita in campagna. Poi un accenno alle case dei paroni, ovvero alle ville, quindi le ville arcaiche, le ville padronali o addirittura le ville principesche. E quindi per questi tipi edilizi che ho così velocemente elencato, ci sono poi alcune pagine, ognuno, che mostrano vari esempi in modo da dare una panoramica più completa sui singoli episodi di cui appunto ho parlato prima. E quindi, tra l'altro, ci sono anche alcuni esempi di architettura costruita con mattoni crudi non cotti, e quindi c'è tutta una carrellata di edifici che sono stati scelti appositamente perché sono significativi, con diversi rilievi, tra l'altro, con un contributo, un corredo di mappe antiche, di foto poi tra l'altro appositamente realizzate, anche con foto, a volte con foto d'epoca, di analisi dei singoli processi formativi, edificio per edificio, e di trasformazione, edifici poi che nel frattempo sono pure stati demoliti o malamente ristrutturati, per cui si è perso completamente il carattere di questo edificio. Nel caso di un grande complesso come le case San Rocco a Roncade, è stato elaborato un disegno sonometrico sia dall'alto che dal basso, che consente di leggere la struttura soprattutto dell'apparato ligneo. Alcuni esempi di grandi boarie, del veneziano, del trevigiano, del padovano, i rustici dell'Agro Altinate, quindi rustici, diciamo, in zona di bonifica, recenti, altri rustici interessanti nella pianura, diciamo vicino a Motta di Livenza. E poi continua, come nella prima pubblicazione, l'esame delle tecniche costruttive. In questo caso abbiamo affrontato le tecniche murarie, quindi le murature di laterizio, le murature lapide, i vari spessori delle murature, le varie modalità di ammorsamento, le strutture lignee semplici, reticolari, complesse, le modalità di realizzare le coperture, i camini. Poi esempi ancora più ricchi, come sono i grandi rustici dei grandi complessi conventuali. Nel padovano abbiamo un patrimonio edilizio edificato dai monaci dell'abbazia di Santa Giustina di Padova, che è veramente impressionante per quantità e qualità. E tanti altri esempi,
di corti agricole per la maggior parte in abbandono, diciamo, e abbiamo affrontato il Padovano, il Trevigiano e un po' l'area vicentina. Abbiamo chiuso con i rustici dei Collalto, quindi quasi in zona, quasi pedemontana, quindi rustici proprio disseminati nel territorio di questa grande proprietà, e abbiamo finito con un edificio praticamente in zona montana.